Ok, è iniziata la registrazione. Buonasera. Aspettiamo due minuti e incominciamo subito che alla fine siamo nel 2020, questa è la prima call del 2020. Benvenuti a tutti quanti quelli nuovi e tutti quelli che verranno in porta. Tra un po' spegnerò i microfoni. Nel frattempo l'unica cosa che vi chiedo è come state, come è andata, come avete iniziato questo 2020. Mi interessa questo. Un attimo che spengo i microfoni. Spero il mio sorriso vi metta di buon umore. Allora, vediamo un attimo. Manage. Ok. Oh. Allora, vediamo un po' di rispostine. Scrivete quello che volete, ragazzi. Ciao ragazzi, ciao. Allora, nel frattempo, come ho già detto, il 23 ci sarà il mio compleanno, che in realtà è il 19 maggio, di conseguenza è una cosa, ogni promessa è debito. di conseguenza siete tutti quanti invitati al mio compleanno, questa è una promessa. E, insomma, cerchiamo di conoscerci tutti quanti. Stefano, ma hai fatto così tanto gain, quindi è partito da Dio. Meglio di così? Bene. Tac. E nel frattempo chiedo venia se magari alcuni non possono concordare, ma qua c'è il mio solito Jäger Red Bull, di conseguenza oggi sono connesso, interconnesso col divino, diciamo, con l'universo. Aspettiamo altri due minuti, voglio interagire un attimo con voi, dopodiché iniziamo. Pietro, più profitti del solito. Insomma. Alla fine i profitti sono una cosa relativa, nel senso che l'importante è star bene con se stessi. Se si sta bene con se stessi, non c'è cosa migliore. Buonasera, Jimmy. Ciao, Lenovo. Non so chi tu sia e perché questo nuovo. In Veneto, Lenovo significa è nuovo. Buonasera Christian, buonasera a tutti quanti. Ciao Leon, da febbraio riniziamo le coaching. Da Latino America, grande Franklin. Ciao Francesco, ciao Luca. Il DJ per il compleanno c'è lei. Oh, no, a parte gli scherzi, essendo che voglio comunque organizzare una cosa in grande, in realtà non voglio. Se c'è qualche DJ va bene, ma ne avrei chiamato uno esterno perché mi piacerebbe anche che voi vi conosceste tra di voi, quindi è questa la cosa bella, diciamo. Aspetta un attimo. Come faccio? Ah, ecco. Allora, manage. Mute out. Perfetto, per ora siamo in 41 e tra poco iniziamo. Allora. Siamo un esercito. Un esercito, possiamo andare in guerra, assolutamente, Lorenzo. Poi speriamo di trovare le supply and demand, come assolutamente sì, ma oggi sarà una lezione completa, nel senso che cerchiamo di spiegare tutto. Nel frattempo volevo dirvi che appunto, prima di partire per Dubai, assolutamente devo sganciare fuori l'update e di conseguenza, come ne parlavo oggi con un altro studente, Daniele, che è venuto da Cremona a trovarmi, vorrei dare tutto ciò di cui hanno bisogno le persone, che non sono, alcune cose non sono cose che potrete trovare facilmente online, di conseguenza gli ultimi segreti li ho tenuti e appunto li voglio condividere, sicuramente sono cose che online non troverete, di conseguenza meglio così. Allora, basta il ciao ragazzi con quel sorrisone. No, io allora la giornata era partita comunque bene, nel senso che la maggior parte delle persone sa una cosa, che io sono più per la condivisione di belle emozioni, vale a dire che più del un attimo che mi tolgo queste perché in realtà ho scollegato l'UL, anzi no, me le rimetto, ho scollegato il Bluetooth, più aspettate un attimo, AirPods disconnesso. Allora, più dei soldi, più di quant'altro,
A me interessa quello di fare delle emozioni. Poi, vabbè, oggi sono partito tutto carico di qua di là. Poi alcune persone hanno fatto dei commenti un po', diciamo che erano fuori luogo. Però questo mi fa capire la scarsa autostima di alcune persone. Quindi non me la sono neanche presa più di tanto. La verità è che io, in primis, come vi ho sempre detto una cosa, il trading è un conto. Lasciamo stare il trading, ok? In primis bisogna diventare comunque, a un mio mentore diceva, self high performance, e per quel termine intendeva la miglior versione di te stesso. Insomma, è difficile da spiegare un attimo, però quello che voglio dire è che non è il trading che vi cambierà, siete voi che vi cambierete da soli, di conseguenza. Il mio input primario è sempre stato quello di dire alle persone: ascolta, vuoi veramente aver successo? Bene, parti da te stesso, fa pure rima, no? Quindi, vedere che ci sono ancora persone vuote che stanno lì a guardare la vita degli altri oppure a fare i conti in tasca alle altre persone, un po' mi rammarica. Uno, perché comunque credo sempre nell'essere umano, nel senso che io penso che nella vita ciascun essere umano può raggiungere qualsiasi cosa. Ed è questa la cosa importante, però lo può raggiungere solo nel momento in cui il suo grado di consapevolezza è veramente alto. Quindi, quando tu, come essere umano, arrivi a dire: boh, sono un essere umano, ma non solo, e di conseguenza so che se voglio una cosa la posso raggiungere, già quella è consapevolezza, che ti farà raggiungere qualsiasi cosa tu abbia pianificato nella tua agenda. Io qua ne ho tre di agende, per dire. E di conseguenza, anche tutti gli altri che dicono: metti la mia sala segnali, fai il mio corso, dico, ma cosa me ne frega a me? Anche l'update, se veramente volevo pensare ai soldi, sapete cosa potevo fare? Dicevo, ragazzi, uscirà Prometheus Action 2.0, sai cosa fate? Costerà 690 euro. Ma è così, chi lo acquista la prima settimana, facciamo lo sconto, diventa 350. Ma cosa me ne faccio? Io ho sempre detto una cosa: uno, il mio stile di vita non potrà mai essere, come posso dire, sostenuto dalla vendita di corsi. Questo è poco ma sicuro. Anche perché, come potete ben vedere, vivo sempre in hotel, quindi questo per una, come posso dire, per una questione di mindset, nel senso che mi piace andare sempre in spa e poi meditare e tutto quanto, e poi operare. Però, tralasciando questo, a me, con la creazione di questa società, Prometheus Action, Prometheus Forex Academy, quello che ho voluto fare è un risveglio delle persone. Di conseguenza, in primis risvegliare l'essere umano e in secondo luogo dare tutte le possibilità per, diciamo, elevarsi anche a livello finanziario. Però, come ho sempre detto una cosa, tutti quanti quelli che mi si sono presentati davanti, attualmente, guarda, c'ho due diamini di telefoni, due, ok? Tra l'altro, quando uscirà Prometheus Action 2.0, molto probabilmente andrò a comprarne un altro di questo, che se non sbaglio è un 11 Pro, un Blue Max, qualsiasi cosa, non me ne frega, e farò un giveaway. Ma quello che ho sempre detto, sì, tornando al discorso, avrò più di 700 messaggi che mi scrivono sempre le solite boiate. Ma come posso far entrare? Ma porca di quella vacca, ma tutte le informazioni ci sono sul sito. In primis, se vuoi veramente iscriverti, ti iscrivi. Io non ho bisogno di convertire nessuno, non starò qui sveglio fino alle 4 di mattina oppure a risponderti a mezzanotte. Sì, ciao, vorrei comprare il tuo corso. Ma non me ne frega niente. Se vuoi comprarlo, lo compri. Se non vuoi comprarlo, non lo compri. Punto e stop. Di conseguenza, quello che a me interessa non è essere un venditore di corsi che tende a lucrare, non me ne frega. I risultati sono stati fatti. Io quello che ho fatto dopo è stato fare grandi successi mediante il trading, e ad oggi il mio stile di vita lo mantengo grazie al trading. Quello che mi interessa ancora di più è fare in modo che le persone iniziano a risvegliarsi, perché vuoi o non vuoi, viviamo in una società che tende a schiavizzare le persone. E lo si sa già, nel senso, basti pensare alle 8 ore lavorative che, se non altro, sono state create per cosa? Per non far pensare l'essere umano. 8 ore in ufficio, 8 ore
da operaio, torni a casa, secondo te hai voglia di investire in te stesso, secondo te hai voglia di metterti a leggere un libro che può salvarti la vita, ma figurati, ti metterai a stare lì sul divano, a guardarti un film e il giorno dopo iniziare nella stessa monotonia. Quindi a me quello che interessa in realtà non è che voi facciate grandissimi risultati col trading o altro, quello sarà un passo successivo. Mettiamo conto che il primo anno è stato un conto, come posso dire, un investimento in se stessi, nella propria spiritualità, nella propria elevazione personale, e poi quando voi cambierete la vostra percezione, è lì che si fa il salto di qualità. E ho sempre detto una cosa, tranne te, e quello che ho detto anche alle altre, ma penso di averlo sempre detto, una cosa, mettiamo le stesse strategie, mettiamo che io abbia fatto il corso perfetto, ok? Assieme a Gianmarco, un corso in cui tutte le strategie sulla price action fossero state rivelate. Mettiamo conto che il corso Prometheus Action 2.0 sarà il migliore d'Italia in cui dirò tutto quanto, ok? Io vi posso far vedere come, nonostante possa essere il corso migliore d'Italia, e non solo, nonostante ciò, darò la stessa strategia a due persone diverse. Due. Però la stessa strategia, eh? Posso giurare su quello che volete, che i risultati sarebbero, anzi saranno diversi, ma di una totalità pazzesca. Questo perché, in primis, ragazzi miei, dovete investire in voi. Io voglio che voi leggiate tanto, che voi investiate in voi stessi. A me non me ne frega niente di quei 500 euro in più. Qua ci sono quante persone adesso online? 62. Bon, di queste 62 persone, sono sicuro che 30 vi diranno una cosa. Quando sono andato a Vicenza da Niku, sono sempre stato ospite di Niku. Quale altro mentor lo farebbe? Questo perché a me piace coltivare un'emozione, ok? E non i soldi, perché quei 500 euro sono relativi. Ad oggi mi ci pago il caffè con 500 euro. Scusate la brufonaggine, ma mi ci pago il caffè. L'emozione, e mi piace fare in modo che le persone si risveglino, ok? Questo tendevo a... a ribadire. A me nella più che mi piace l'aria che si respira. Intanto, saluto ragazzi. Alcuni miei amici giocano al telefono e non hanno tempo per un libro. Questa è la società. La maggior parte delle persone, figurati, non hanno tempo per giocare al telefono, hanno tempo per andare in discoteca, però non hanno tempo per leggere un libro. A Capodanno sono andato a festeggiare un attimo, a fare, vabbè, il botto di fine anno, va. Sono tornato a scrivere i miei obiettivi. Non me ne fregava niente di andare a far festa, di andare di qua, di là. Sinceramente preferivo stare da solo, con me stesso, con mia amorosa, tornare a scrivere i miei obiettivi. Quindi, come nel libro che sto leggendo attualmente, si dice una cosa: la società in cui viviamo serve sostanzialmente a far credere all'essere umano che lui è semplicemente mente e corpo, quando in realtà l'essere umano è molto di più, e per molto di più si intende coscienza infinita, consapevolezza infinita. Basti pensare che attualmente, mettiamo conto di giocare a GTA, ecco, se qualcuno non ha mai giocato, ci provi. La persona, il mio personaggio su GTA Online è la mia mente e il corpo, ma io che sto usando il controller sono la coscienza infinita. È per quello che dico sempre, il 95% di ciò che accade nella vostra vita, quindi ciò che ricevete e ciò che date, semplicemente dipende da quello che avete nel vostro subconscio. E allora sarà anche ora di riprogrammare questo subconscio, ma per poterlo fare, ecco, GTA e Matrix. Per poterlo fare, ricordatevi bene una cosa, dovete eliminare le persone che possono nuocere alla vostra salute, e non solo alla vostra salute, bensì al vostro futuro. Io l'ho sempre detto, ho sempre detto e sostenuto una cosa: non è questione di egoismo, è questione di amor proprio. Se vi ritrovate in una cerchia in cui l'unico discorso comune è: uè, minchia, bella zio, ma cosa facciamo sto sabato, eh?
mi piace la voce. Ecco, bene, che cavolo puoi condividere con loro? Neanche un'idea, neanche un'emozione, non puoi condividere niente, perché semplicemente, beh, andiamo a fare una festa tutti quanti insieme. Vai alla festa e non ti senti nemmeno a tuo agio, perché non puoi neanche parlare di niente. Piuttosto, state da soli, leggete tanto, non preoccupatevi della solitudine, perché col tempo diventerà il vostro miglior amico, la vostra migliore amica, vi posso assicurare, ma è meglio una solitudine con se stessi, diciamo, dove appunto si inizia ad amare se stessi, anziché essere circondato da persone con le quali, anzi, diciamo che ti fanno sentire vuoto, che è diverso, che ti fanno sentire solo. Per quello, oggi delle persone mi hanno chiesto, ma Nico, io mi sento in questa gabbia in cui praticamente, non so, vorrei uscire, ma non mi sento più a mio agio. Il mio animo proprio mi dice, non sto bene. Come posso fare io a circondarmi di persone che hanno la mia stessa visione? Bene, il primo passo è, devi crescere te. Quindi devi fare in modo che quelle persone che hanno la tua stessa visione attualmente, devi fare in modo che quelle persone siano attratte dalla tua mentalità. Punto primo. Punto due, c'è LinkedIn. Attualmente LinkedIn nessuno lo usa, perché tutti utilizziamo Facebook, Instagram, bla bla bla, di qua, di là. Ma LinkedIn, cavolo, lì sì che potete trovare imprenditori di successo, persone che hanno la vostra visione. E che cavolo, non costa niente. Quindi, oltre al fatto che scrivetemi qua, come dico sempre, fammi vedere le 5 persone che stanno al tuo fianco, ti dirò subito il tuo futuro, subito. Questo può essere una fase copiata quanto volete, ma l'ho testata sulla mia pelle, di conseguenza ve la dico col cuore. E siccome in questa community non vorrei tanto dei trader bravi, ma bensì dei trader di successo, che è diverso, ecco, iniziate veramente ad amarvi un po' di più, ad avere un po' più di autostima di voi stessi, che è la cosa più importante. Ciao Nico, quest'anno ho finito i sogni, non sono andato all'università. Comunque, adesso sto leggendo un attimo il messaggio. Quello che voglio dire, tranquilli, non importa se anche ci stiamo un po' divagando o quant'altro, comunque dopo andiamo ad analizzare tutti quanti i cross, di conseguenza su questo non ci piove, nel senso, facciamo il tutto. Se vi fa piacere che io possa parlare, parliamo, se no iniziamo subito ad analizzare. Allora, in superiore non sono voluto andare all'università perché sentivo che non era quello che volevo. Un momento, ho lavorato un po'. Bravo. Adesso non so il tuo nome, ma tanto di cappello, nel senso che oltre al fatto che comunque l'istruzione in Italia attualmente chiaramente sta diventando più che obsoleta, di conseguenza io non dirò mai, ragazzi, non andate all'università, non fate questo. Semplicemente un background di cultura generale ci serve, questo è poco ma sicuro. Chiaramente se vuoi diventare un medico, se vuoi diventare un ingegnere, hai bisogno. Se quelle sono le tue passioni, vai, sono il primo a dirti vai a fare l'università, fai un po' di esperienza, fai tutto quanto, ma arrivare a pensare che senza, e questo ve lo dico perché conosco gente, e io in primis, ve lo giuro su quello che volete, in primis, quando magari non andavo bene in determinate materie, continuavo a pensare, cazzo, ma se non prendo un bel voto, ma figurati se troverò mai un lavoro. Ma, ed è la scuola che ti fa, cerca di indottrinarti in questo modo, da farti pensare, cazzo, ma se non vai bene non troverai mai niente, farai sempre l'operaio, farai sempre quello, farai... Ragazzi, la verità è che la scuola, a me dispiace veramente con tutto il cuore dirlo, ma la scuola serve solo per creare, procreare degli schiavi. E questa è la verità, perché io non ho mai visto una grande scuola per imprenditori se non quella dei miei mentori, ovvero andare a qualche seminario, leggere qualche libro e farsi circondare di persone che hanno già raggiunto determinati successi. Perché se un insegnante veramente volesse
vedervi elevati, vedervi delle persone di successo, vi direbbero: guarda, ti dico già, la scuola che stai frequentando non serve una beata minchia. Scusatemi il francesismo, ma veramente è così. Perché io ho sempre sostenuto una cosa. Ho avuto, grazie alla mia famiglia, e veramente ringrazierò Dio, l'universo, chiamate qualsiasi cosa. Ringrazierò sempre la mia famiglia per avermi permesso di investire in me stesso, perché non è da tutti i genitori, perché oltre al fatto che comunque i miei genitori mi hanno sempre detto: vai a trovarti un lavoro di qua di là, però allo stesso tempo comunque mi hanno permesso di fare in modo che io non sprecassi ogni secondo della mia vita e investissi in me stesso, di conseguenza darmi un tetto sotto il quale abitare, leggere, stare magari 24 ore al giorno, ok, 12. Due di lettura, due di investimenti, due di meditazione, qualsiasi cosa. Io ho avuto il tempo per farlo. So che ad oggi la maggior parte delle persone purtroppo non hanno questo tempo. Ed è una cosa che mi rammarica in realtà, perché mia mamma ogni tanto mi fa: ma tu sai, a me devi ringraziare molto. Io faccio: sì, perché io alla tua età non ho avuto la tua stessa fortuna. Vale dire che quando tu entri nell'ambito lavorativo, voi pensate, 8 ore a lavorare, 8 ore a lavorare, chi te lo fa fare tornare a casa, investire in te, meditare, fare quello? Io praticamente facevo la bella vita, magari non avevo chissà quanti soldi, chissà quanti fondi, anche perché li ho sempre tutti quanti investiti nella formazione, nel trading e tutto quanto. Però avevo tempo e già mi sentivo molto più ricco di molte altre persone. E quel tempo non. Questo sabato cosa faccio? Andiamo a divertirci? No, ogni centesimo lo risparmiavo. Se avevo 17 euro, so che il libro costava 15, facevo tutti quanti i conti. Avevo un'applicazione in cui scrivevo centesimo per centesimo, anche per un caffè. Scrivevo tutto quanto, ve lo giuro, ragazzi. Ed avevo una mentalità anche già allora da imprenditore. Ho 20 euro, come posso farli diventare 40? Bene, quei qua. Ok, mi sentite meglio? Adesso però non so, ragazzi, se qualcuno mi sa dire l'ultima parola dove sono arrivato, veramente. Ah, ecco, dicevo che se avevo 20 euro, il mio pensiero era sempre: bene, con questi 20 euro come posso farli diventare 40? Perfetto, se li faccio diventare 40, vuol dire che 20 euro li posso investire nei libri. Ed era sempre così, poi vabbè, con piccole somme sono arrivate a grandi somme, però è stata la disciplina, la pazienza, il mio voler sempre crescere, sempre elevarmi. E non so, ad oggi veramente ringrazio l'universo per il tempo che mi ha dedicato, diciamo per il tempo libero che mi ha dato, perché inverosimilmente magari non avevo tantissimi soldi, ma mi sentivo molto più ricco di determinate persone perché avevo il tempo per leggere un libro. Ed è quello che vi consiglio anche a voi: se avete del tempo libero, leggete, investite in voi stessi, fate dei seminari. Guardate, c'era il seminario di Roberto Rega, ho visto che costava 99 euro a Milano. Cazzo, ma andate lì! Continuate a motivarvi, ad automotivarvi ogni giorno, cercate persone, anche perché chi va. La maggior parte delle persone sbaglia una cosa, perché dice: vado a un seminario perché voglio imparare cose nuove. Quello è un punto. Il secondo punto è che andate lì per conoscere gente che ha la stessa vostra visione, gente con la quale potete relazionarvi e costruire un qualcosa. Quella è la cosa bella. Secondo voi, quando vado a fare beneficenza, perché vado? Sicuramente per la beneficenza, ma anche per conoscere gente nuova. Secondo te, oggi per dire, ero in un ristorante, e un bellissimo ristorante a Vicenza, sopra il colle, e il proprietario, gli ho fatto una così buona impressione che mi fa: oh, per favore, ma iscriviti con me al golf, nel senso lui fa parte del golf club di Vicenza, e mi fa: no, 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 al cavallino. E mi fa: vieni. Sì, da Biagio, nel senso è il ristorante da Biagio, però da Cavallino è il ristorante dove sono stato oggi. E mi fa: guarda, tu cazzo sei veramente un ragazzo in gamba, io faccio golf, iscriviti con me a golf.
E ho detto subito, ma perché c'è gente che ha un'altra mentalità e io posso imparare tanto e posso condividere tanto con loro, ma non solo, posso condividere tanto con tutti quanti voi, se avete la mentalità giusta per poter cogliere quello che vi voglio dire. Perché se sicuramente se mi arriva uno ben indottrinato che mi parla della Chiesa, che mi parla di quello, ti mando a fanculo, ma ti mando a fanculo perché, come ho già detto io, ci sono tre stadi di coscienza. Il primo è dove magari prendi i brutti voti, non vai bene a scuola e dici cazzo, ma se non studio bene, ok, che cacchio di lavoro troverò mai nella mia vita? Dove non metti neanche in discussione la tua religione, perché no, perché la religione è tutto, perché Dio è tutto. E allora tu capisci già di far parte del primo livello di coscienza, il livello dove non metti in discussione niente, perché tu hai semplicemente raccolto le suggestioni e gli input che ti hanno dato già da piccolo, ok? Di conseguenza tu non sei in grado né di porti domande né di metterli in discussione, questi input, ok? Quindi non sei neanche consapevole al tal punto di dire, ok, queste sono magari suggestioni che mi hanno dato i miei genitori, i miei amici, i miei familiari, la scuola, niente, no. Sei al livello 1, il più scarso, vale dire che sarai uno schiavo per tutta la vita. A meno che tu non incrementi il tuo livello di consapevolezza, sarai sempre schiavo e la tua vita, ricordatevelo bene, dipenderà sempre dagli altri. Sempre. Al secondo livello inizi già a dire: ma vaffanculo, ma se io non mi piace la scuola, perché cavolo devo continuare ad andare a scuola? Magari posso diventare un imprenditore di me stesso, magari posso crearmi da solo. Ok, Dio diceva questo, ma perché Dio diceva questo? Ma vi siete mai chiesto la Bibbia come ha... Ora non voglio rientrare, diciamo, nella Bibbia, in quello, nelle religioni, però la maggior parte delle persone va in chiesa. Io mi ricordo, sta domenica sono andato con mia morosa al ristorante da Biasio, tra l'altro, però ad Arcugnano, e sono passato a Monteberico, a Vicenza, e vedo tutta la fila, tutta la mandria che va in chiesa e poi li vedi che magari sono i primi a bestemmiare, i primi a far del male alle altre persone, i primi. Ma io veramente ho detto: ma quanto cazzo siete stati indottrinati bene? Quanto cazzo siete stati indottrinati bene? Con ciò detto, non critico nessuna religione, nessuna, che tu sia buddista, che tu sia musulmano, che tu sia cattolico, ortodosso, non me ne frega niente perché siamo tutti quanti uguali. Ma la differenza è che veramente se tu basi la tua vita su determinate credenze che ti hanno, che sono state, diciamo, inserite all'interno del tuo computer, del tuo cervello, da altri, e le hai fatte diventare credenze tue, allora lì dovresti farti due domande, amico mio. Perché io ho sempre detto una cosa, anche quello che la Bibbia non dice, ovvero che chiedi e ti sarà dato, stessa cosa dice l'universo, chiedi e ti sarà dato, stessa cosa che dicevano i buddisti, chiedi e ti sarà dato, insomma, una serie di chiedi e ti sarà dato. Ed è vero, ti viene dato, ma quanti ti dicono come chiedere? No, perché il buddismo in realtà ti dice, vuoi veramente ottenere quello che vuoi? Unisci pensiero, emozione e sensazione. E ricordatevi, sensazione e emozione sono due cose diverse. Sensazione è quando dici, cazzo, me lo sentivo, me lo sento, cazzo, me lo sento. Emozione è quando provi un'emozione, che sia amore, che sia qualsiasi cosa. Ecco, unisci queste tre cose e vedrai come raggiungerai qualsiasi cosa e otterrai qualsiasi cosa tu chieda. Ad oggi, vedi, la maggior parte delle persone che vanno in chiesa sembra un mortuorio, e sembra un mortuorio, cazzo, perché li vedi, oh, Gesù, Dio, ti prego, fai che mio figlio stia bene, fai che quel... Ma brutti deficienti che non siete altri. Si dice che nella preghiera, quando tu preghi, quando tu preghi, signori miei, tu devi pregare come se la tua preghiera fosse già esaudita. Di conseguenza, vuoi del bene alle persone? Prega già sentendo che loro stanno bene. Non far finta di essere al mortuorio, porca di quella vacca. Aspettate, qua ho fatto l'upgrade. Agree and proceed, ok, faccio io. Ok, 2 secondi che compro. Ma voi vedete la mia schermata? Record, perfetto. Allora, ho iniziato.
Aspettate un attimo che qua c'è sempre qualche furbetto che parla. Un attimo. È possibile che non riesco a trovare il coso. Ok. Manage. Allora, ritornando al discorso di prima, non siate delle capre. Non siate delle capre, perché quando veramente iniziate ad elevarvi e a diventare consapevoli, inizierete a farvi un mucchio di domande in primis e a trovare di conseguenza anche le risposte. E lasciate la madre di capre, lasciatele stare proprio, anche tutti quanti quelli che, vabbè, lasciamo stare, non mi voglio divulgare sulla religione perché mi viene rabbia. Secondo te, quello non avvia un ritraccio? Dopo, Daniele, dopo lo analizziamo, tranquillo. E cercate di essere veramente più risvegliati possibile, perché la maggior parte delle persone ad oggi, comunque, ricordatevi, fa parte del livello 1 di grado di consapevolezza, ce ne sono tre. Il primo, dove non metti in discussione niente, dove non ti poni domande. Il secondo, dove inizi a porti delle domande. Il terzo, dove mediante il dolore veramente ti fai la tua storia, dove sei veramente, ti senti proprio interconnesso con un qualcosa di superiore. A me qualcosa di superiore mi piace chiamarlo universo. E anche qui potete dire sono stato indottrinato sull'universo. No, semplicemente l'universo è l'universo. Mi basta alzare lo sguardo al cielo e vedere le stelle, e già per me quello è l'universo. Spesso e volentieri mi ritroverete sempre a dire una cosa, puntate sempre alla luna, mal che vada cadrete sulle stelle. Questo ve lo dico perché mi ricordo ancora l'anno scorso che avevo fatto comunque avevo scritto sulla mia agenda, diciamo, un obiettivo ambizioso, che era quello del milione. E poi cosa succede? Succede che ti rendi conto di quanto piccolo in realtà era l'obiettivo. E lo so che a volte la maggior parte delle persone dicono: ma cosa è milionario? La verità è che noi ci sottostimiamo, diciamo, la gente ha poca autostima di se stessa, non pensa di poter fare determinate cose, di raggiungere determinati obiettivi, ed è proprio nell'autostima e nella consapevolezza che poi arrivi a dire: cazzo, ma io veramente posso fare tutto, ma non c'è qualcosa che, non c'è un bastone che può finire tra le mie ruote, perché veramente posso arrivare dove voglio arrivare. Si punta al miliardo, che anche lì è un qualcosa di illusorio. Vabbè, che questo libro mi ha un po', mi ha un po', come posso dire, aperto la mente ancora di più. E dire che viviamo nella Matrix ormai è una cosa un po' scontata, però col film, se si va a captare, diciamo, quelli che sono i messaggi che vuol dare, si capiscono tante cose. Si capiscono veramente tante cose, e purtroppo è una realtà. Il punto è che, come ho detto prima, la maggior parte, ho visto tutti quanti in Matrix, tutti e tre. Appunto, Gianmarco sta dicendo una cosa importante: non importano i soldi, l'importante è stare con le persone a cui vuoi bene e vivere esperienze. E l'ho provato sulla mia pelle, nel senso che ad oggi con tutti i soldi, adesso non voglio fare lo sbruffone, ma c'è un mio grande amico che lo saluto, è Frank. Un giorno uno gli chiede, che mi conosce: ma Nico, come stai? Io a quel tempo ero alle Maldive. E lui risponde: ma Nico sta bene, Nico, Madonna, Nico potrebbe girare in Ferrari, ma gli interessa, non gli frega un cazzo di far vedere, scusate il francesismo, di far vedere agli altri che ha la Ferrari o altro, mi interessa condividere un'emozione, vivere una bella esperienza, ed è quello che mi importa, perché ad oggi di tutti i soldi che faccio, che servono semplicemente per magari andare in vacanza, ma sì, se voglio comprare la Ferrari la compro, ma l'emozione è quello che mi importa, l'emozione, perché poi se muoio domani so che mi ricorderò delle emozioni. Non, mettiamo conto che domani finisce il mondo, e cosa me ne faccio io dei soldi? Ditemelo voi, cosa me ne faccio io dei soldi? Almeno potrò rimembrare, anche qui è un termine forbito, rimembrare le emozioni che ho passato, quello che ho vissuto, è quello che importa.
E ancora mi ricordo quando tempo fa tanti dicevano: ma questo qua, gratitudine di qua, gratitudine di là. Amici miei, mediante la gratitudine ho fatto tanto, perché chi conosce i segreti dell'universo, i segreti della mente, sa che la gratitudine è una forma di emozione tra le più grandi che ci possa essere, assieme all'amore. E quando tu vedi la gioia negli occhi delle persone che aiuti, ok? Perché comunque, sì, Lorenzo, credo nella reincarnazione. Comunque, quando tu vedi delle persone che aiuti, oppure anche delle persone, degli studenti che vengono a trovarmi, dopo avermi trovato, mi fanno: Nico, tu mi hai dato la carica di qua di là. Vedere la gioia nei loro occhi è qualcosa che non ha prezzo, ma ha prezzo per me, non ha un prezzo materiale in termini di economico, ma un prezzo emotivo per me, emozionale, se così possiamo chiamarlo. E mediante quelle emozioni tu puoi ricreare, procreare qualsiasi cosa tu voglia nella tua vita. Quindi veramente vorrei che vi dedicaste un po' meno al, come posso dirvi, inseguire i soldi. Ecco, inseguire i soldi, perché come avevo fatto già tempo fa l'esempio del gatto, che se trovi un gatto in mezzo alla strada e provi ad accarezzarlo, il gatto molto probabilmente scapperà. Ma se trovi un modo intelligente perché il gatto venga da te, come per dire mettere un piatto di cibo davanti a te, il gatto verrà. Stessa cosa vale per i soldi. La gente, come posso dire, frustrata perché continua a inseguire i soldi, i soldi, i soldi. Poi raggiunge i soldi, gli manca la salute e allora spende i soldi per la salute. È una cosa veramente vera. Perché tante persone, me compresa, prima ancora di raggiungere determinati obiettivi, pensava che l'obiettivo finanziario, economico, portasse alla felicità. La verità è che la felicità, e non dico cose scritte, lo dico per esperienza, la felicità è già dentro di noi. Ma il problema è che noi siamo spesso e volentieri abituati a guardare la felicità, a ritrovare la felicità in un telefono nuovo, in una macchina nuova, in un'amorosa nuova, che ne so. In cose materiali, cose futili che possono creare e procreare una felicità istantanea, ma non è una felicità che poi permane nel lungo andare. Quindi, se tu già, ed è un esempio che ho sempre fatto, se tu già magari guidi una Panda e non apprezzi quella Panda, è un esempio che ho fatto anche a Gianmarco, che sono andato a Ferrara a trovarlo, e a Marco e Luca, tra i nostri studenti, ai quali mi sono affezionato anche, e avevo detto: se tu guidi una Panda e non sai apprezzare questa Panda, ma come diamine puoi apprezzare la Ferrari il giorno dopo se vai a comprarla? Ci sarà una felicità istantanea, quello è poco ma sicuro, ma sarà una felicità istantanea, perché tu non sai come procreare felicità da dentro di te e vai sempre a ricercare le cose all'esterno. Stessa cosa col trading. Le persone sbagliano: ma perché sono sicuro che quello sbaglio? Perché non ho tracciato la trend line, il Fibonacci? No, quella rotellina là, quello sbaglio là, quel problema là, lo ritroverai sempre se non sistemi prima le rotelline, i problemi che hai qua, ok? E questo è il discorso. Le persone vedono sempre problemi, 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 e cercano di sistemarli, li sistemano momentaneamente, scusatemi, momentaneamente, il giorno dopo il problema si ripresenta, lo sistemano ancora, senza pensare che il problema, amico mio, deriva da qua. Per questo, vuoi veramente non aver problemi? E che cazzo? La soluzione sono 15 euro ed è un libro. È un fottuto libro. E da un fottuto libro diventano 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non ne farai a meno, poi. E più cresci te, più ti circondi di persone di successo, di persone con una grande visione, e più i problemi che avevi prima dirai: ma che cazzo sono questi? Ma come fa la gente a farsi problemi sempre? E inizierai, non dico a criticarli, ma a guardarli con una prospettiva diversa. E inizierai a dire: cazzo, ma ho amici che veramente si fanno problemi per niente, ma che deficienti sono? Senza renderti conto che una volta eri uno di loro. Quindi, lo scopo di questo corso, in primis, è che voi diventiate
delle grandi persone. Questo è lo scopo. Tutto il resto poi ne deriverà. Statene certi, ve lo assicuro io, in primis. Tutto il resto poi sarà una diretta conseguenza. Molti hanno criticato inizialmente il trading e lo specchio dell'anima. Altri hanno approvato. La verità è che è tutta una questione di percezione. Come tu vedi i grafici, magari un altro può non vederli al modo tuo, semplicemente perché ha una percezione diversa dalla tua. Però quando la tua percezione è quella giusta, quando i tuoi, diciamo, la tua riprogrammazione mentale è quella giusta ed è basata sulle opportunità, a livello inconscio, quello che succede è che potrai ritrovarti 20 grafici, ok? Di cui 10 sono sbagliati, 10 sono sbagliati, scusatemi, 20 setup, di cui 10 sono sbagliati, però il tuo inconscio, essendo riprogrammato per le opportunità, su qual è che andrà a focalizzarsi? Proprio a livello inconscio, perché vi sto parlando di come il 95% delle cose che succedono nella nostra vita dipendano da ciò che giace nel nostro subconscio. Ecco, a livello inconscio, noi andremo sulle opportunità. Chiamatelo miracolo, chiamatelo come volete, è una pura verità. Nico, scusami le domande, hai studiato anche la Kabbalah? Sì. E lo sto studiando, approfondendo e tutto quanto. Nico, va bene tutto, ma basta Jäger che stai sbiaccicando. No, no, ragazzi, chi ha avuto l'opportunità di venire qua a Vicenza sa che un Jäger Red Bull per me è come un bicchiere d'acqua naturale, quindi no. La Kabbalah è un mondo che appassiona molto anche a me. E vabbè, ci sono anche tanti segreti che non è giusto di cui, che io ne parli ora, e anche perché si chiamano segreti per un motivo. Però nel lungo andare mi piacerebbe dire sempre qualcosa di nuovo. Ora, quello che mi piacerebbe è... Va giù bene lo Jäger con le... Assolutamente sì, Fabio. È quello che ho. Comunque, allora, focalizziamoci un attimo sui setup di trading. A livello spirituale bisogna studiare tutto a 360 gradi senza limiti mentali. È vero, Jimmy. Mia morosa mi ha sempre detto una cosa. Le persone sbagliano, e lei ha fatto anche teatro, e a teatro le hanno insegnato una cosa, ovvero ad assumere sempre un'attitudine in quel preciso istante. Vale dire non partire mai con determinate credenze oppure determinati, come posso dire, pregiudizi, bensì assumere in un minuto quel determinata attitudine mentale di quel determinato personaggio. Stessa cosa nel trading. La maggior parte delle persone, se notate, perde perché? Perde perché ha un ego troppo forte. Perde perché... Ok, euro-dollaro, no, ma sono sicuro che euro-dollaro andrà long. Assolutamente. Ecco, euro-dollaro andrà long, eppure vedono magari questa zona viene violata, vedono la demand zone, che è questa attualmente, questa qua, vedono la demand zone violata, no, ma io rientro con 5 lotti perché sono sicuro, Nico ha detto che andrà long. Ma amico mio... È long fino a un certo punto. Qui subentra l'ego. Le persone hanno un forte ego, pensano che tutto vada sempre nel verso giusto. La verità è che il mercato ti parla, come ho sempre detto. Tu semplicemente devi leggere quello che il mercato ti sta dicendo attualmente, quindi devi cogliere e captare quello che il mercato ti sta dicendo. Le persone perdono appunto perché non sono fluide come l'acqua. Ed è proprio questo che mi ha detto mia morosa. Le persone partono già con dei pregiudizi, partono già con delle credenze, perché l'euro andrà long, perché la sterlina andrà short, perché quello, però non colgono quello che il mercato veramente vuol dirti. Assolutamente. Di conseguenza è per questo che perdono soldi, non sono fluide. E io vorrei che voi iniziaste ad avere meno ego e meno pregiudizi, sia nella vita sia nel trading, perché ricordatevi, il cuore non ha pregiudizi e non ha ego.
Di conseguenza, per questo dico che è tutta una questione di crescita personale. Sinceramente, non avrei mai potuto pensare di poter arrivare a determinati livelli se non grazie alla consapevolezza. Anche perché mettete un operaio che prende 1200 euro al mese, arriva a far trading, secondo voi penserà mai di poter riuscire a guadagnare in un anno 1 milione di euro? Dubito. E allora, se già non pensi sia impossibile, credimi che lo diventerà. Di conseguenza, per questo, prima c'è una questione di mindset, di mentalità, e dopo arriva il trading. 90% mindset, 10% abilità. È questa la verità. Ad oggi potrete trovare tutte le strategie più potenti del mondo, tutto quanto. La verità è che senza una giusta mentalità diventerete sempre magari dei bravi studenti, dei bravi trader, ma un bravo trader non può vivere di trading. Questo è poco ma sicuro. Tranquillo Valentino, la pubblico comunque sul sito. Alberto, ormai è diventato più interessante l'esoterismo che il trading. Non voglio più le call con i grafici, ma con te che ci parli di tutto sull'esoterismo. L'esoterismo è una... diciamo, è una cosa che mi ha affascinato sin da quando ero giovine, ancora anni fa. E ho iniziato a immettermi, diciamo, in percorsi spirituali e percorsi un po' maldestri, diciamo, ancora in giovane età. E ad oggi tutti quei percorsi comunque mi hanno fatto arrivare qua, quindi un motivo ci sarà, è fatto tutto rima. Assolutamente Gianmarco. Gianmarco dice: oggi ho beccato un po' di stop, sono convinto che dopo il primo break even sono entrato in una mentalità sbagliata. È chiaro, perché quello che succede quando mettiamo conto che io adesso entro con un lotto qua su euro dollaro. L'euro dollaro mi raggiunge questo livello, essendo che il mio ego mi sta dicendo eh no, perché l'euro dollaro è long, cosa farò? Riaprirò un'altra posizione. Di conseguenza farò stile martingala un lotto aperto qua, beh, ma apriamone due qua, così recupero la parte che sto perdendo. E la verità è che vi va sempre contro, poi. Questo perché non sapete perdere. Però un grande percorso spirituale, quando, diciamo, inizia a crescere, dici, bene, la perdita fa parte del mio percorso, è giusto accettarla come accetto anche le vincite. Non si può sempre vincere. Si perde, si vince. L'importante poi a fine mese è portare il pane a casa. Allora, io direi di fare una cosa, creare un Island Prometheus. Valentino, grande Valentino. Buon ragazzi, allora se dite, iniziamo, che è già passato un bel po' di tempo. Allora, iniziamo con euro-dollaro. Allora, l'analisi che avevo messo sul gruppo, ovvero ci ritroviamo in una demand zone, di conseguenza guardate come ha reagito il prezzo. Qui c'erano due possibilità di entrata e ve la spiego. Allora, voi saprete che io non utilizzo queste cose, trend line, bla bla bla, non mi interessa. Mi interessa capire in sostanza il perché di determinati movimenti e cosa posso fare dopo. Quindi la maggior parte delle persone, come ho già detto, si ritroverà sempre come posso operare, come posso far soldi, come posso entrare, bla bla. La differenza che ti fa guadagnare è perché? Perché devo entrare? Di conseguenza, quello che ho fatto io è questo. Se voi notate buy limit in questa zona, come ho già detto l'altra volta, guardate come questo forte impulso mi sta già allertando, tra virgolette, mi sta dicendo, ah, ok, c'è un forte impulso, guarda caso, questo forte impulso dove viene? In una demand zone, che è questa. Bene. Già ho la mia prima conferma.
vedo che questa zona di congestione mi viene comunque violata. Perfetto, la maggior parte delle persone cosa fa? Entra qua, quando vede un forte momentum da parte dei buyers, di conseguenza mettiamo conto l'entrata, la fanno qua, lo stop loss non si sa neanche dove lo mettono, perché o devi essere un avere un account veramente grande per fare un'entrata del genere, un attimo, posizione long, la tua entrata è qua e il tuo stop loss comunque deve essere al di sotto di questa zona, sono 56 pips, allora o lavori con micro lotti, se no sai che determinate entrate non le puoi fare con un lotto, oppure con due lotti, con tre lotti, con quattro lotti, con cinque, dieci. Di conseguenza poi vanno in drawdown, e cosa succede nel drawdown? Succede che la propria mente va in tilt. Quello che pensavi di sapere sul trading non sai niente, inizia a non saperlo. Inizia inverosimilmente, prima non utilizzavi mai trend line, non utilizzavi mai niente, a un certo punto ti ritrovi così, cazzo, trend line, aspetta che utilizzo il Fibonacci, oh mio Dio, Fibonacci da qua a qua, oddio, cazzo, cosa sto facendo? Ok, il drawdown fino ad ora. Capite come la psicologia lavora? Il punto è proprio questo, quando siete in drawdown, voi andate in tilt, ed è per quello che serve prima un grande mindset. Sei convinto di quello che stai facendo? Bene, allora sai che tu non puoi permetterti il tilt. Come anche quando vai a giocare a poker. Hai perso una grande mano, sai che è un continuo up and down. Di conseguenza, fare soldi è facile. Saperli gestire è un altro conto. Quello è poco ma sicuro. Quello che consiglio a voi è di abituarvi a migliorare quello che è il vostro mindset. Perché la maggior parte delle persone va in tilt quando è in drawdown. Ma soprattutto non ha disciplina. Perché anche qui subentra la FOMO. Guardate, il mio buy limit è qui. Perché il mio buy limit è in quella zona? Guardate, eppure qua mi ritrovavo in un forte momentum. Qua io potevo dire, cazzo, ma questa zona è stata violata. Questa zona è stata violata. Perché non rientro? Eppure, dopo la violazione di questa zona, guardate come. Non è più, questo massimo relativo non è stato più violato. Infatti, guardate, il retest sembra una pseudo ripartenza e poi il mercato crolla. Però se notate, il mio buy limit è stato in questa zona. Perché questa zona? Perché prima di questo forte impulso c'è stata la mia base, ed è questa. Ne abbiamo già parlato nelle call precedenti, ovvero di... Un attimo. Ovvero di tracciare sempre queste zone e di mettere... Se si ordina, se si lavora mediante ordini pendenti, di mettere un ordine di buy limit qua, si sa che lo stop loss deve essere per forza qua sotto. Questa per me rappresenta la mia demand zone attualmente. C'è una grande differenza tra lavorare intraday e lavorare swing, perché la maggior parte delle persone si sveglia la mattina e dicono non sanno neanche cosa vogliono fare soldi e basta, ma non è dicendo cazzo voglio fare soldi che fai soldi. E iniziando a ragionare, iniziando a pensare, iniziando a dire cazzo, mi metto una bella oretta e mezza, perfetto, analizzo e poi trago tutte le conclusioni. Una volta che trago le mie conclusioni, farò tutto quanto. Quello che ho fatto io, boh, che zona è? Buy limit è in zona, un attimo, 1.11.090. Un attimo, che sposto questo. 73 persone. Buy limit in quella zona, perfetto. 1.11.090, si crea un alert. Ma porca di quella vacca. Un attimo. 0.90. Si crea un alert. Eccolo qua l'alert. Vi scaricate TradingView sul telefono, vi arriverà qualche minuto prima che il punto arrivi, che diciamo che il prezzo arrivi in questa zona, vi arriverà la notifica. Di conseguenza voi entrerete e guardate la differenza, si entra per monitorare l'azione dei prezzi, non per essere un povero imbecille che soffre di FOMO, first of missing out, e dire no, no, sono sicuro, Nico ha detto qua il buy limit, ok, 10 lotti. No, perché questa zona può anche essere violata, però essendo che nell'intraday in 4 ore qua viene rappresentata la mia demand zone, io so che monitorerò il prezzo lì, e questa è la differenza tra chi, come me, fa i soldi e chi invece vuol fare soldi. Chi vuol fare soldi viene guidato, diciamo, dal, mi piace chiamarlo culo, ok? Fa trading mediante le emozioni, e questa è la differenza.
non inizia a ragionare, va in tilt, non gliene frega niente, davanti ai soldi non ce n'è per nessuno. E quindi viene guidato sempre da quelle che sono le emozioni. E voi dovete eliminare questa cosa. Io non ho mai visto nessuno che abbia fatto veramente nella sua vita grandi quantità di denaro mediante le emozioni. Non ci può essere. Anche perché... provate a vincere 1.000.000, domani al gratta e vinci, per la troppa euforia molto probabilmente il giorno dopo vi ritroverete con 5 Ferrari e un mutuo. Di conseguenza, già capite, le persone non sono state istruite a livello finanziario per poter proteggere il loro patrimonio, anzi sono state abituate a pensare sempre, cazzo, come posso far soldi, come posso far quello, come posso... Non è quella la mentalità. È tutta una questione di mentalità, ma non è quella giusta, che è diversa. Bon, quindi spero abbiate capito... un attimo, c'ho 14 domande, porca vacca. Aspettate, allora, il leggendario... allora. Un attimo che leggo. Pandino rosso. Credi in me? Grande umiltà, felicità, serena... è il mio compleanno. Allora, a livello spirituale, un attimo, dicevo prima che io demando il supply oppure mi metto i piccoli profit e grandi stop, metto d'oracolo, mi piace solo la roulette russa, un impulso così a ribasso. No, Alexandra, ecco, questa è una domanda intelligente, nel senso, un impulso così forte a ribasso non ti fa eliminare, diciamo, il pendente oppure il tuo credo sul long dell'euro-dollaro? No, questo per il semplice motivo che, ricordatevi sempre, noi compriamo quando gli altri vendono. Se tutti quanti vendono, a chi cazzo stiamo vendendo noi? Perché entriamo in sell? Di conseguenza, questo impulso è semplicemente stato un ritraccio, di conseguenza si è venuto a creare una sequenza lower low, un attimo, higher low, higher low. Se questa zona regge, noi sappiamo già quello che dobbiamo fare, ricomprare in questa zona. Se invece non regge, basta, questo trade è invalido. Invalido, è brutto da dire invalido, però stavo pensando un attimo, che elimino perché non mi piace, no. Non mi piace il disordine a me. Allora, Nico, la differenza di delicatezza tra te e Gianmarco, tra Gianmarco e Nico. Allora, non capisco se è una cosa brutta l'incredibile differenza di delicatezza tra me e Gianmarco. Solitamente questo, tra virgolette, francesismo viene utilizzato perché a livello ipnotico ti fa entrare ancora di più le cose nella tua mente. Di conseguenza cerco di essere il più persuasivo possibile. Allora, Eugenio, io sono in sell su euro dollaro in H1 dall'ultima supply zone. Allora, l'ultima supply zone, secondo le mie analisi, è proprio questa. Quindi qua dici? Grazie mille, Pietro. In H1, ok, scusami, adesso vado in H1. Scusate un minuto, sono abituato a scalpare io. Allora, in H1 l'ultima supply zone che è proprio questa qua. Vabbè, tu hai messo qua. Ok, tu sei in sell, perfetto. Madò, basta con sto upgrade. Porca di quella vacca, vabbè. Sicuramente hai fatto un'entrata bella se sei entrato qua. Il problema è che noi dobbiamo guardare un attimo le cose come stanno, ovvero
Adesso ti spiego meglio. Andiamo in 4 ore. Noi vediamo in questa fase che si è creato un bel rally, ok? Un rally che non è composto da sovrapposizioni, quindi tu non vedi higher high, higher low, tu vedi semplicemente un rally. Questo cosa ti fa dire? Ti fa dire una cosa, perfetto, se qua si è creato un rally, io so che in questa zona ho la mia demand zone. Ok, un attimo. Punto A è la mia demand zone, il punto B, come ho sempre detto, è il mio rally, perfetto. Allora, il mercato spesso e volentieri ti dice una cosa, guarda, amico mio, io ti faccio rientrare in rischio zero. A rischio zero solitamente si entra sempre nella demand zone, quindi nel punto A, che attualmente diventa il punto C. Quindi, tu ora guarda un attimo la differenza di momentum. Abbiamo un forte momentum in questo caso e abbiamo delle sovrapposizioni, una correzione in quest'altro caso. Ora, tu opterai per il sell oppure opterai per il buy? Quello che io faccio solitamente, e credetemi, chiedetelo a tutti i miei amici più cari, mia amorosa compresa, io non sono uno che rincorre i soldi, nel senso che sono una persona che tende a lavorare in modo intelligente, sistematico e ad aspettare. Questo fa una grande differenza, ovvero avere una grande pazienza. Perché dico una grande pazienza? Perché per dire, il mio buy limit era in questa zona. Eppure, quando io entro, non è che entro con due lotti. Entro con lottaggi molto più alti rispetto alla media. Di conseguenza, secondo voi, io entrerò mai in questa fascia? Entrerò mai in questi impulsi, stressarmi, capire quanto può essere il drawdown, quanto non può essere? No. Motivo per il quale, se voi, ben sapete, come voi ben sapete, la prima call che è stata fatta è stata qua, in questa zona. E avevo detto, se la demand zone regge, il nostro target sarà 1.11.400. Ora guardate cosa è successo. Demand zone 1.10, mi ricordo ancora che avevo il buy limit, ed è ripartito l'impulso. Guardate come è sceso poi, ha creato un doppio minimo, e si è verificato l'arrivo al target, 1.11.14. Ora, se voi notate, l'altra volta io avevo un sell zone in questa fascia di prezzo. Cosa è successo nella sell zone? Voi lo potete guardare anche sull'altra call che abbiamo fatto con la community. Guardate cosa è successo. Il prezzo inizia a scendere e poi mi si blocca. Mi si blocca qua. Ecco, secondo voi il mio buy, il mio sell, è ancora valido? Sì, è ancora valido, ma fino a quando? È valido semplicemente se questa zona mi regge. Di conseguenza, il mio sell limit poteva anche non esserci, ok? Ma la struttura di questa candeliera in 4 ore mi dà già tante risposte. E quali sono le risposte? Le risposte sono queste. Qua il prezzo ha iniziato a droppare, ok? Di conseguenza, vediamo la rottura, vediamo come mettiamo la nostra zona di, come posso dire, la nostra zona, diciamo, di conferme, la mettiamo qua. Perché qua? Perché, come ho detto, bisogna tenere sempre conto dell'ultima candeliera, che sia per la demand che per la supply. Questa per me è la supply, dove io farò il mio ordine. Allora, se qua, questa zona, non mi viene violata, io so che il mio sell è verificato ed è confermato. Se invece me la supera, non può essere confermato. In questo caso, ricordatevi bene una cosa, l'avevo fatta anche sulla call, il sell non è stato confermato. Vediamo il forte momentum e la ripartenza dei buyers. E ho detto una cosa, perfetto. Vedo che il forte momentum dei sellers è arrivato fino a qua e ho detto una cosa semplicemente, ovvero so che monitorerò questa zona. Avevo un sell limit, mi ricordo ancora, ero alle Maldive e avevo il sell limit in questa zona, avevo pubblicato anche su Instagram la cosa e tutto quanto. Vedendo questo forte momentum e vedendo il momentum dei buyers, perché ho messo il sell limit qua? Eppure potevo utilizzare Fibonacci di qua, di là, stare in drawdown. La verità è che quel giorno ero con 9 lotti e 75. Di conseguenza non potevo permettermi sicuramente di entrare qua in sell. E allora perché fate sempre lo stesso errore? Vendere quando nessuno compra?
noi dobbiamo vendere quando vediamo un forte momentum e vediamo che ci sono acquirenti. Se c'è stato un forte momentum, vuol dire che nessuno è più disposto a comprare. E allora già questo ci sta dando una risposta. Ok, nessuno è più disposto a comprare. Perfetto, allora cosa faccio? Monitoro questa zona. Io avevo un sell limit qua, con uno stop loss al di sopra in questa zona. Guardate alla perfezione come me l'ha preso. La decodifica, mettiamola così, del target è una cosa delle più importanti. Sono in 4 ore, ok? Sono in 4 ore. Sicuramente, basandomi su questo rally, vado a studiare le demande e le supply. Di conseguenza, questa per me è la demand zone. Allora il target era qua. Guardate, il target era qua. Se il target era qua, cosa succede? Succede che io automaticamente, se questa zona mi viene rispettata, essendo che è tutta una questione di sequenze, di impulsi, up and down, demand e supply, se questa per me è una demand zone, vuol dire che anche questa lo sarà. Guardate, sempre la base, demand zone, ok? Guardate come è stato rispettato ed è ripartito l'impulso. Ora, guardiamo la sequenza, vediamo. Higher high, higher low, higher high, ok? Rally, correzione, demand zone, so già che ci sarà un altro rally. Sono stato chiaro? Non so se mi sono dilungato troppo. Allora, un attimo. Adesso parlerò anche del gold e tutto. Searching the big piece of cake. Sì, sì, ragazzi, registro tutto quanto. Sto registrando. Penso di star registrando. Non chiaro, perfetto. Si può spiegare come individuare la base, buy e sell. Ok. Allora, io ho sempre detto una cosa, come identificare le supply and demand? Solitamente quello che non vi dicono in giro è che al posto di utilizzare no, in demo, guarda, sai, a livello proprio di demo, sai come sono arrivato proprio a fare degli accordi con l'hotel, con le vacanze e tutto, ho iniziato a pagare con i soldi del Monopoli. A livello di price action, Nico, come mai nella precedente salita d'impulso di buyers è stata più forte? Oggi invece... Appunto, è questa la domanda, nel senso, se noi notiamo, qui gli impulsi sono stati forti, qua anche. Qua vediamo un po' più di, come posso dire, pesantezza. Ma non importa questa, diciamo, leggerezza, questo momentum lento da parte dei buyers. Sappiamo già che questa per noi è una zona di conferma. Quindi se questa zona regge, noi sappiamo che per quanto sia forte, lento e bla bla bla, non c'entra niente. Se deve andare, va. Quindi questo chiaramente anche dipende dall'impatto delle news e tutto quanto. Attualmente vedo che c'è less than a minute in italiano, in inglese. Vi rimando il link per la terza, è la prima volta che facciamo 3 call di fila, quindi vi rimando il link solo per analizzare velocemente i mercati. Intanto si salva il video, scusate il fatto di essere logorroico, penso sia lo Jäger Red Bull. Vi rimando allora, utilizzi pattern in time frame più piccoli, adesso lo spiego. Quindi vi rimando il link, analizziamo velocemente i mercati, dopodiché io non ho ancora mangiato, lo sapete che divento, come posso dire, affamato e mi arrabbio quando non mangio, quindi cerchiamo di analizzarne la terza call, i video, i cross, e poi devo andare a mangiare, ragazzi. Allora, ripartiamo con la terza call. ripartiamo con la terza call, ragazzi, cerchiamo di essere il più produttivi possibile adesso, perché mi sono dilungato troppo senza pensare alla mia fame, al fatto che
Ho bisogno anche di mangiare, come ogni volta. Allora, ti inoltro di nuovo la domanda. Utilizzi pattern a time frame più piccoli per entrare in H4 e utilizzi solo supply and demand momentum? Assolutamente no, Simone. Infatti, quello che utilizzo è un'altra cosa che vi insegnerò nell'update. Non voglio svelarmi un po' troppo, diciamo, però è un qualcosa che vi farà capire tante cose, sicuramente molto di più. Quindi ad oggi chiedo ancora scusa per la poca presenza. Voi lo sapete che magari sono poco presente nella community, ma voi sapete che ogni domenica, quando facciamo le call, poi potete farmi tutte le domande, sono il più presente possibile nelle call. Quindi la poca presenza, diciamo, è dovuta proprio a questa creazione, perché non è che la sto facendo con Gianmarco, la sto facendo proprio da solo, quindi e non è una cosa, a me sinceramente posso, magari ho sbagliato io, nel senso che ho parlato troppo in fretta, forse preso un po' dall'euforia, perché ho detto, cazzo, io voglio veramente fare qualcosa che fa la differenza nel mondo del trading e veramente dare la possibilità a tutti quanti di fare, non dico i miei risultati, ma perlomeno avvicinarsi. E quindi ho detto, vabbè, lì per lì ero preso dall'euforia, ho detto, cazzo, adesso lo faccio, ero preso lì per lì. Forse dovevo aspettare un po' e non creare troppe aspettative, però appunto, come ho sempre detto una cosa, che ci voglia un mese, che ci vogliano 6 mesi, preferisco fare una cosa fatta bene, anziché fare in 4-4 occhi, no, scusa, 4-4-8. In 448, almeno penso sia un detto questo 448, e fare le cose fatte bene, farle col cuore, perché se no, che senso ha? Tutti potrebbero mettersi a creare corsi. Poi io sono dell'idea che allora, se tu crei un corso in continuazione, quello è quello e quello, mi faccio anche due domande, perché dico, vabbè, ma oh, capito tutto, puoi anche aver copiato il corso, puoi anche aver replicato, puoi aver fatto tutto quanto. Io in primis ho detto chi è stato il mio grande mentore e diciamo a chi ho voluto ispirarsi a questo corso, quindi non ho nulla da nascondere. Però se continui a fare corsi su corsi, mi fai capire che appunto le tue entrate derivano solo dai corsi e che appunto relativamente cosa stai insegnando te se non vivi nemmeno di trading? Allora, vediamo le domandine che sono arrivate. Chi va piano, va lontano, chi va forte. Allora, stai facendo like più pazzesco di... Grazie Luca, questa è la fame. Allora, le Elliott possono dare un po' di valore, ma niente di che, nel senso che non le utilizzo quasi mai. Allora, andiamo avanti con l'altra analisi che avevo pubblicato nella community ed è GBP USD. Allora, come potete notare qui, sono sempre le solite cose. Uno perché sono le solite cose, perché non voglio svelare troppo, perché poi non so se pubblicherò su YouTube o no. Va bene spiegare tutto, ma non spiegare troppo. Ecco, di conseguenza, supply and demand. Questa è solo la base del supply and demand, diciamo. Di conseguenza, vedete come qua c'è una demand zone. Guardate la reazione che abbiamo avuto. Andiamo in H1. Andiamo in H1, vediamo questa congestione, vediamo la paternità, un doppio minimo. Un'ulteriore conferma quale può essere? Un'ulteriore conferma può essere proprio questa. Ovvero, un attimo, scusate. In H1 la violazione di questa zona. Una volta che questa zona mi viene violata, è chiaro che ho più conferme, ma la verità è un'altra. Se questa congestione, ok, mi viene rotta, se si viene a creare un doppio minimo, la maggior parte delle persone, per dire, si perdono l'opportunità, di conseguenza non hanno il tempo perché magari lavorano in ufficio, perché magari fanno gli operai, perché magari appunto hanno una serie di cose. Di conseguenza non sono né al posto giusto né al momento giusto. Allora vedono questo impulso, vedono questo spike, vedono questo impulso nuovamente a rialzo e allora dicono, cazzo, adesso entro. E cosa fanno? Entrano qua. Il mercato riparte a ribasso e dicono, porca di quella vacca, ma vedi che Dio ce l'ha con me. Io basta, io mollo il trading, non ce la faccio, non è per me, di qua, di là. Basta con queste minchiate. Non è che Dio ce l'ha con te, è che sei tu che, preso dalle emozioni, inizia a tradare, perché se
ti si viene a creare un forte impulso qua, e lo possiamo notare, mi pare, in 30 minuti, no, in 15. Eccolo qua. Se ti si viene a formare un forte impulso qua, non è che tu hai già una conferma, non hai la conferma di dire ok, vado long. Il problema è un altro. Ti sei perso l'opportunità di entrare. E allora quando è che rientri? Semplice. Se qui, in questa zona di accumulazione, ti si è creato il markup, di conseguenza la violazione di questa zona. Un attimo. Facciamolo così. Violazione di questa zona? Bene. Tu sai che ti si è creato il markup. Sai che puoi, tra virgolette, andare long, ma non è che puoi andare subito, a meno che tu non abbia un conto stratosferico e che tu ti possa permettere dei drawdown pazzeschi. Quello che fai è dire, boh, se questa zona mi è stata violata, io so che il mio buy limit è qua, sulla base, e di conseguenza i responsabili della rottura sono loro, di conseguenza per me questa zona è una demand zone, ok? Chiaramente sto parlando per l'intraday, ok? Intraday, non swing. Intraday si va a monitorare la reazione del prezzo in questa zona. Se ci sono determinate conferme che possono confermare questo markup e questa accumulazione, si va long. Se si vuole essere più conservativi, si aspetta la violazione di questa zona, si dice, boh, è stata violata, aspetto un impulso, una correzione, come qua, così, un attimo. Questa zona mi viene violata, perfetto, aspetto una correzione e poi riparto. So che se questa zona mi viene violata poi saranno swing. E allora come si entra? Si entra sempre su... si entra sempre sulle correzioni, sui cosiddetti pullback. Ok? Nicuno... Aspetta, ma la sto registrando in teoria? Sì, sì, la sto registrando. Una volta puoi registrare un'entrata in live. Allora, Federico, in realtà le sto già facendo, sto praticamente facendo dei video. Il problema è che io non opero tutti i giorni, perché adesso sto facendo l'update e tutto quanto. Di conseguenza sto praticamente, adesso anche da settimana prossima, che ho già studiato i setup e tutto quanto, quello che farò è... diciamo, mostrare la mia operatività in live, mettiamola così. Quindi il problema è appunto il fatto che quando tu operi in live utilizzando MT4 e tutto quanto, diciamo, devi registrare tutto il giorno. Quindi farò dei tagli, magari dirò ok, l'entrata è stata qua, farò la spiegazione di qua e di là e poi taglierò e metterò le cose. Però sì, sto già facendo una cosa, perché uno di Milano, non so neanche di Milano, mi ha un po' svagato i maroni, quindi ecco. Allora, cosa intendi per spiegare tutto ma non spiegarci? No. Franklin, per spiegare tutto ma non spiegare tutto, nel senso è che non spiegherò tutto qua su YouTube, oppure qua in questa call, perché non so se poi la pubblicherò su YouTube o meno. Lo spiegherò tutto nell'update, quello sì, è poco ma sicuro. Emiliano, allora, se scende ancora, sai bene che ti deve violare questa zona. Di conseguenza, qua hai già tutte le tue risposte, come anche su euro-dollaro prima. Quindi per markup. Allora, Mitch, per markup intendo che qua... si è venuta a creare, allora è una pseudo-accumulazione, nel senso che un'accumulazione comunque ha bisogno di, diciamo, il prezzo ha bisogno di congestionare per un po' più di periodo. Qua in realtà non è tanto un'accumulazione se non una paternità, ovvero un doppio minimo. Di conseguenza, dopo questa fase di congestione, che è qua dove appunto abbiamo un massimo, abbiamo un altro massimo ancora, un massimo ancora, e di conseguenza qua un minimo e un minimo ancora, la chiamiamo zona di congestione. Una volta che ti viene rotto questo massimo, che era una, tra virgolette, sell zone, questo lo chiamiamo markup, niente di che, è solamente un termine. Allora, esatto. No. Perfetto. Poi, il gold, mi avete chiesto il gold. Allora... ragazzi miei, la prima analisi sul gold nostra qual è stata?
Questa. Chiaramente poi il prezzo qua è stato violato. Una volta ne avevo parlato anche nella call precedente. Scusate, qui è un po' lo Jaeger Red Bull che sta iniziando a fare effetto. Di conseguenza avevo detto che se questa zona viene violata, noi comunque ci aspettavamo che il gold scendesse in una zona un po' più, diciamo, nevralgica, se così possiamo chiamarla, che era questa. Ecco, il target primario era 1.600. Sapevamo che se questa zona veniva toccata, io l'avevo sostenuto ancora da tempo, potevamo vendere la casa, quel che volete. Il problema è che la ripartenza è stata immediata a causa comunque anche guerra Iran, USA e tutto quanto, insomma, tutte queste cose mediatiche, tutte queste news. Di conseguenza questa zona è stata violata fortemente. E poi il proseguo del trend c'è stato chiaramente un netto proseguo del trend. Attualmente quello che ho fatto, ho messo nella community. Allora, andiamo un attimo. Cosa vediamo? Vediamo sostanzialmente una cosa, un forte rally in questa zona, correzione e ricreazione del rally. Vediamo come la prima demand zone nostra, che era questa, ok? È stata violata, causa forte momentum e tutto quanto. Di conseguenza, la seconda demand zone è stata poi questa. Anche qui, forte momentum. Io poi, vabbè, mi sono tracciato anche questa zona, per essere più preciso, più sicuro, anche perché sapete che gli investimenti sul gold, diciamo, pagano tanto, ma possono anche togliere tanto. Quindi ho segnato major demand zone, questa qua. Ora, cosa si è venuto a creare? Essendo che comunque a me piace anche tradare nell'intraday, io puramente mi sono svegliato alle 09 e 09. Mi sono trovato, mi ricordo c'era mia morosa di fianco, apro il telefono 09 09, una cosa che non è solita a me fare, ovvero prendere il telefono e guardare subito MT4 è una cosa che mi dà fastidio, perché di prima mattina non mi piace, almeno devo bere un caffè, devo fare le mie attività e tutto quanto, quindi non mi piace guardare MT4. Allora mi sveglio alle 09.09.09 e mi ricordo questa cosa. Allora, qui, demand zone, ripartenza dell'impulso, ok? Questo chiaramente mi serve andare in 15 minuti. Eccoci qua. Allora, spostiamo un attimo. Ero arrivato qua. Alle 09.09 mi sono ritrovato per puro caso in questa zona. Cosa significa per me questa zona? Significa sostanzialmente una cosa. Demand zone, rally e ritorno del prezzo nella mia demand zone. Allora, c'è stato il mio primo buy qua, il mio secondo buy qua, il mio terzo buy in questa zona. Poi è successa una cosa, ovvero che dopo questa fase di congestione il prezzo chiaramente ha creato un rally. Quindi cos'è che viene spontaneo fare solitamente? Per le persone che hanno un forte ego, diciamo, viene spontaneo fare una cosa del genere. Perfetto, io piazzo il mio buy in questa zona e il mio target lo metto al di sopra. Io sono stato molto fortunato, ma oltre al fatto che non ho un ego così forte, nel senso che scusatemi qua, nel senso che oltre a non avere un ego così forte, andando in time frame più alti, sapevo già una cosa, ovvero sapevo che questa per me è la mia, tra virgolette, supply zone in H1. Quindi ho detto una cosa, il mio primo target è qua. Testimone mio amoroso che era con me, ero entrato così pesante sul gold quel giorno. Il mio primo target è qua, ok? Quindi un parziale l'ho preso qua. Il secondo era break-even. Se questa zona mi viene violata, so per certo una cosa, ovvero che procedo poi per gradi. Vale a dire che se questa zona mi viene violata, non prendo neanche in considerazione questo target, bensì vado chiaramente ben più alto e lavoro sempre su target più alti. Ora, quello che si è venuto a creare, eliminando un attimo questo e mettendo questo, guardiamo qua. Zona di congestione. Attualmente io so per certo una cosa, che
che se vogliamo entrare in long, in sell, in qualsiasi cosa, uno, guardiamo il momentum, vediamo un leggero momentum da parte dei buyers, di conseguenza non mi spaventa neanche tanto. Se poi volessi entrare in buy, so che mi deve violare questa zona, aspettare il pullback e una serie di cose. Il problema qual è? Che una volta che questa zona mi è stata violata, io non ho più preso in considerazione né buy né sell. Ho semplicemente lasciato stare, ho cercato di lavorare di disciplina e quindi dire, boh, cosa mi vuol dire il prezzo? Attualmente non mi sta dicendo che vuole andare buy, come non mi sta dicendo che vuole andare long. Di conseguenza, se voglio prendere in considerazione delle opportunità per andare long, so sicuramente che aspetterò la rottura di questa zona. Voglio avere ancora più conferme, allora posso considerare tutto questo, questo come un fake out e questa come una zona di congestione, e se voglio essere più sicuro aspetto la rottura di questa zona e poi so che comunque il gold continuerà long per un bel po' di tempo. Quindi ecco, allora, scusate, Madonna santa. Un attimo ragazzi. Ok, bene, poi Euro GBP, so che è una valuta che non analizzo quasi mai, la stavo analizzando prima in coaching. Allora, zona di congestione, qui anche prima avevo fatto un esempio di come dipende sempre di prima mattina, cosa volete fare, intraday, swing, quello che volete fare. La maggior parte delle persone dopo aver visto un impulso del genere cosa dice? Ok, c'è stato un forte impulso, utilizzo il Fibonacci, perfetto, 61.8, vado buy. No, quello che ho fatto io è andare in 4 ore, questo è testimone Daniele, che era in call con me quando l'abbiamo analizzato, base, ok, prima del forte impulso, buy, come vedete qua, guardate, se qui abbiamo fatto 60 pips con una candeliera, guardate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 candeliere per ritornare al prezzo di partenza. Oltre a questo, doji, doppia doji in 4 ore, indecisione nel mercato. Cosa mi sta a indicare? Mi sta a indicare che c'è una possibile possibilità di inversione. Di conseguenza, qui abbiamo avuto la conferma. Base, momentum forte, guardate i sellers che continuano a scendere, ma comunque 7 candeliere rispetto a una, 2 doji, perfetto. Potevo cogliere la possibilità per andare long e farmi 100 pips nell'intraday, ok? Non swing, intraday, perché ricordatevi, nel complessivo siamo in una zona di congestione. Quello che mi interessa a me attualmente è che il prezzo in time frame più grandi raggiunga questa buy zone qui, anche perché vediamo come forte impulso, violazione di questo massimo relativo precedente, ok? Violazione. A me interessa che il prezzo ritorni in questa zona per poi poter fare l'entrata 1 a rischio 0, 2 swingare. Se volessi fare intraday, chiaramente come l'ho già fatto, il mio buy era in questa zona, quindi nessun problema. Qua attualmente si tratta di aspettare, per ora non sono dentro, non sto facendo niente su EURGBP. GBP USD l'abbiamo analizzato prima, GBP AUD mi avete chiesto un attimo. Allora, GBP AUD, guardiamo come in 4 ore ci ritroviamo nella demand zone, guardate la reazione, andiamo un attimo nel daily. Daily, stessa cosa di prima. Demand zone. Chiaramente se qui si viene a creare un massimo o un minimo superiore al minimo precedente, quello che andremo a fare è optare per un target più alto rispetto a questo massimo e di conseguenza si opterà per questa zona. Ok? Qua si tratta un attimo di vedere se il prezzo regge o non regge. Se non regge, chiaramente abbiamo già le nostre risposte. Tutta la sterlina è un po' così. Qua nel daily, GBPNZD, io purtroppo avevo messo l'alert, come potete vedere, in questa zona. GBPNZD minore di... Scusate, vediamo. Allora, GBPAUD, come vedete qua, in questa zona, guardate. Allora, la prima demand zone, questa, base,
Rally, ritorno nella base, questo qua, ok? Si poteva cogliere nuovamente nel daily la possibilità per andare long. Chiaramente, se siete nel daily, ricordatevi sempre che gli stop sono sempre più ampi, quindi lo stop loss doveva essere per forza al di sotto e non sono pochi pips in GBPOD. Di conseguenza, entrata in questa zona, andiamo in 4 ore, vedete come ritorna nella demand zone e riprende l'impulso. Questo è GBPNZD. Ok, purtroppo il buy limit non mi è stato preso, anche se avevo l'alert, però amen. Use oil, l'abbiamo fatto l'altra volta. Allora, nel daily avevo detto una cosa. essendo che comunque siamo in una minor demand zone, ricordatevi sempre una cosa. Se il prezzo regge, non importa, non mi interessa che il prezzo regga, mi interessa che questa zona venga violata. Se questa zona viene violata, so che comunque avrò un pullback nella zona di demand zone e di conseguenza potrò optare per andare long. Se questa zona, se questa demand zone mi viene violata, so che avrò una possibile diciamo, entrata nella major demand zone. Attualmente si tratta semplicemente di monitorare, vediamo l'azione dei prezzi e quello che ci vogliono dire. Ragazzi, sto parlando velocemente perché ho una fame pazzesca. No, veramente. Lo lascio così, no? Allora. Allora, ragazzi, Euro GPY, analizzo l'ultimo. La fame si fa sentire, ragazzi, veramente. Allora, USD JPY. No, sì, USD JPY. Allora, USDJPY, stavo pensando una cosa, anzi stavo pensando, in realtà l'avevo detto in un'altra coaching. Questa per noi è chiaramente una supply zone, ok? Però quello che mi interessa a me è un'altra cosa, ovvero la maggior parte delle persone sono state fregate qua, dove io personalmente non sono stato fregato. Perché non sono stato fregato? Perché se mettiamo conto che questa per noi è una zona di congestione, ok? Adesso cambio il colore. Un attimo, mettiamo conto che questa per me è una zona di congestione. Allora, io guardo sempre, spesso e volentieri, il momentum e non solo. Attualmente vedo la rottura di questa zona di congestione e vedo una forte ripartenza da parte dei buyers. Allora, mettiamo conto che voi aveste avuto il vostro sell in questa zona. Il vostro target quale sarebbe stato? No, perché la maggior parte delle persone pensavano di swingare in sell USDJPY. La verità è che già il fatto che qua ti sia creato un doppio minimo e che questa è una zona comunque nevralgica e vedi come ti viene rotta la zona di congestione, poi c'è una forte ripartenza, la zona della minor supply zone viene violata, tu sai già che il tuo buy limit, come avevo scritto qua, infatti avevo messo anche l'alert, buy limit sarebbe stato in questa zona. La maggior parte delle persone voleva swingarlo, poi ricordatevi sempre, è sempre una questione anche di correlazione risk-off, risk-on col gold, è una questione comunque di analisi fondamentale, quindi notizie, macro, micro. Quello che personalmente avrei potuto consigliare a tutti quanti in questo periodo è di stare distante dallo yen, dal gold e focalizzarsi su altri cross, su altre pair. Nonostante ciò, quello che poteva indurre in tentazione è questo lento momentum da parte dei buyers in una zona nevralgica come una supply zone. Io infatti non sono né entrato perché per una questione proprio di disciplina, ma non solo disciplina, perché tendo sempre a capire e andare a vedere quella che è la struttura dei mercati. Di conseguenza dico sempre una cosa, ok, questa è una supply zone, ma guardo un attimo anche le paternità che si sono venute a creare, guardo un attimo il momentum, guardo tutto quanto. Di conseguenza preferisco sempre prendermi quella che è la fetta grande. E allora, se avessi voluto prendermi la fetta grande, so che io non vado ad azzardare, perché la maggior parte delle persone cos'è che fa? Dice, ok, entro con due lotti qua, metto 10 pips di stop loss, so che non me lo toccherà. Ok, che cavolo stai dicendo? È un azzardo quello a casa mia, perché se vuoi veramente entrare, fare una giusta entrata, ti metti un buy limit qua, perché il momentum si è invertito. Di conseguenza, avevo solo i buy limit, non mi sono preso né il sell né il buy, perché comunque poi non è ritornato qua in zona.
fosse ritornato in questa zona, comunque l'avrei scritto nella community, avrei comunque scritto di fare attenzione a USD JPY. Attualmente questa zona è stata violata, di conseguenza mi serve andare nel weekly per vedere zone nevralgiche. E se, ricordatevi bene una cosa, avremo o non avremo una daily close confirmation, ovvero la settimana si chiuderà al di sotto di questa zona di congestione, quindi la candeliera chiuderà al di sotto oppure chiuderà al di sopra? E questa è la domanda. Se chiude al di sopra, sappiamo che comunque il nostro target comunque può essere ben al di sopra, intorno a questa zona. Se chiude al di sotto, sappiamo che comunque la, sell, la supply zone viene confermata. Ragazzi, io veramente devo andare a mangiare perché non so neanche se ritornerò, se troverò ristoranti aperti, quindi mal che vada c'è sempre il Burger King, però non mi va di mangiare schifezze, quindi ecco, ragazzi, un abbraccio a tutti veramente, grazie per essere stati qui nella call, e veramente la fame sta chiamando. Adesso vado a mangiare, dopodiché quando tornerò farò il montaggio delle, delle call, le unirò tutti quanti, tutte quante, e poi, e poi appunto la pubblicherò sul, sul corso. Ciao Franchino! Grazie a voi ragazzi, veramente è stata comunque una serata produttiva, mi piace il, pensare appunto che abbiamo iniziato in grande questo 2020, cerchiamo di elevarci il più possibile in questo anno, e io sono qui per questo, e anche Gianmarco. Quindi, da una parte avete l'analista fondamentale e da un'altra parte colui che ama la price action. Grazie infinite, ragazzi. Buona serata a tutti quanti. Ciao Nico, grazie. Ciao, ragazzi.